perché viviamo in una società che ci ha abituato a essere immersi in una quantità inassorbibile realmente di immagini, per cui ci stiamo abituando a un'elaborazione che è una non elaborazione di ciò che vediamo, a una ricezione assolutamente per cui tendiamo al massimo, se siamo un po' interessati all'argomento, a ritrovare che cosa? Delle affinità di categoria, a categorizzare un po' aprioristicamente ciò che guardiamo. Per cui se noi entriamo qui e siamo distratti e non andiamo incontro a quel processo di riflessione che giustamente richiamava Cristiana poco fa, ci troviamo di fronte a che cosa? A una serie di fotografie di tramonti, a una serie di elaborazioni come se ne vedono dagli anni 70 minimo in poi, e la chiudiamo lì. Ma il problema è che non è questo il discorso. Se stiamo un po' attenti notiamo innanzitutto che c'è una commistione di linguaggi a vari livelli. Quella che chi mi ha ascoltato fino a poco fa sa che io tendo ad aborrire perlomeno in fase didattica, perché per poterla padroneggiare è necessario saperlo fare, e questo è un caso in cui si è saputo fare. Ma cosa vuol dire? Questo è il primo livello. Poi vedete che anche nella fase di edizione le stampe sono molto molto diverse, appunto Cristiana accennava prima a questa tecnica dal nome discutibile che abbiamo visto in tempi più recenti, e approfondendo il nostro inglese critico, comunque lo chiamano, sarà chiamata crepping, vabbè. Con una pisola va bene, con due diventa un po' un altro concetto, un po' meno gradevole, che praticamente consiste in pratica, non perché sia importante ma tanto per darvi una misura di quello che state vedendo, consiste nello stampare su un foglio di carta diciamo velina per semplificazione l'immagine, dopodiché, che già è un problema perché la media è una stampa su 9 utilizzabile, perché va incollata su un supporto rigido che altrimenti nei rulli della stampante non passerebbe mai. Dopodiché, una volta che è bella asciutta, si fa una cosa terrificante per un fotografo o per uno stampatore anche: si prende, si comprime, a Roma dicono si acciappa tutta quanta, e poi si distende. Il risultato è quello che potete vedere dopo l'incollaggio su delle carte fatte a mano da Masticartai toscani, con tanto di bordo. Il bordo che vedete non è strappato, è proprio la forma naturale del foglio fatto manualmente. Tutto questo perché? Perché comunque c'è un senso di richiamo a un'altra dimensione, no? Attraverso, quando parliamo dell'edizione, del risultato finale degli scatti. Questo rimandare a un'interiorità, che è quella appunto di cui parlava Cristiana. Nello stesso tempo poi passiamo a un'altra cosa completamente diversa, diciamo delle stampe in bianco e nero ad altissimo contrasto in cui rimangono solo delle linee. In realtà, viste così, uno può pensare, dice, ma cosa c'entra? Poi adesso Rolando gli darà la sua motivazione, c'è una serie di riferimenti, di richiami più che riferimenti di tipo anche antropico, ad alcune peculiarità del luogo in cui sono state fatte queste immagini, che fisicamente, per chi fosse interessato, l'abbiamo già detto, è il lago Trasimeno, ma è assolutamente irrilevante, che se potrebbe essere il Titicaca, potrebbe essere un fiume, potrebbe essere il mare, potrebbe essere quello che volete, perché è un rimando a un'interiorità, no? In realtà poi in questa apparente lontananza di genere e di stile c'è un gioco molto più sottile di richiami, come è sottile il fatto che sembra il tramontino ma poi in realtà molto di più. Se lo andate a vedere, se andate a vedere in tutte quelle piegoline che fa la carta, in quella immagine lì, per esempio, si vedono molto bene con questa luce almeno da questa posizione. Lì dobbiamo scavare in tutto quel nero e andare a vedere le luci che si riflettono sulle pieghe, sulle increspature della carta, che poi si rimandano sul bordo. Quindi torniamo al concetto di bordo, di limite che ci separa e ci integra contemporaneamente dal mondo, ma ci integra per passaggi successivi. C'è la fine della stampa, c'è la fine del foglio strappato, c'è il foglio di carta del maestro cartaio toscano, c'è la fine di quello, c'è la cornice, poi finalmente, no, abbiamo creato questo universo di rimandi ciclici. Ma in realtà, se andiamo a vedere un pochino anche il bianco nero, andiamo a recuperare un gioco di assonanze con dei concetti espressi da Kandinsky nell'associazione tra linee, forme e colori. Per cui abbiamo l'alternanza dei colori caldi, dei colori freddi, delle linee dritte, delle linee diagonali, di linee
accennate, curvilinee, che creano tutta una serie di rimandi interni. Non a caso, infatti, si è scelto di fare un'alternanza, non di separare le due cose. Poi, ovviamente, ogni locale espositivo comporta delle variazioni più o meno grandi della sequenza per adattarsi al luogo nel modo migliore, rispettando il senso. Però il gioco è proprio quello di creare rimandi, creare quella riflessione, dare forse non una risposta, ma sicuramente un input a quella domanda che stiamo purtroppo dimenticando sempre di più nel nostro tempo, che è quella di guardarsi dentro e scoprirci per quello che siamo e non per quello che riteniamo di essere o ci hanno detto che dobbiamo essere.